Oggi parliamo di fotografia. Per chi non lo sapesse, ho questa passione ormai da anni della fotografia, del videomaking, e oggi vi faccio vedere un po' come io modifico le mie foto con Lightroom. Praticamente è un programma dove vai a ritoccare per esempio le luci, i colori, per rendere la foto un pochino più accattivante, diciamo, e più bella. Quindi ora io prenderò un po' di foto che ho fatto e le andremo a modificare insieme. Premessa, io non sono un professionista, non lo fo di lavoro, ho solo questa passione e ho imparato tutto grazie a internet, da YouTube e vari tutorial. Quindi vi farò vedere cosa ho imparato io in questi anni. E partiamo da una foto abbastanza semplice, dove non c'è niente di speciale. E qui abbiamo una cavalletta, questa foto l'ho fatta qui in giardino a casa mia. Tra l'altro questa foto la trovate nel mio profilo Instagram di fotografia, vi lascio il link in descrizione se volete dare un'occhiata, lì ci sono alcune foto che ho fatto. Questa l'ho già modificata e ora vi faccio vedere come ho fatto a modificarla, quindi direi di andare subito a modificare la temperatura e decidere se farla più calda, come potete vedere, o più fredda. Ora, qui un po' troppo, quindi dobbiamo trovare una via di mezzo e direi metterla su questo livello. Poi la tinta, anche qui sta in base a come preferite voi la foto, se la volete un pochino più sul verde, sul viola, direi di metterla un pochino più, vedete, sul verde no, perché già è pieno di foglie e quindi sta male, direi di andare più sul viola. Poi abbiamo l'esposizione, anche qui bisogna andare anche un po' a occhio e vedere come potrebbe venire con un'esposizione più alta o più bassa. Io direi che più o meno qui ci siamo, che qui il contrasto, vedete che con il contrasto già è un'altra cosa. E poi possiamo andare a gestire le singole luci, la luminosità, vedete. Qui direi di abbassarla, le ombre, vi faccio vedere sempre meno 100 e più 100 e poi da lì uno si basa e si regola, i neri, meno 100, più 100, come è, e vi regolate. Ora la chiarezza e questi parametri qui, la rimozione della foschia, ti cambiano completamente la foto. Ora vedrete, infatti se io vado ad alzare la chiarezza, come vedete è più nitida, è più definita anche la rimozione foschia, guardate, meno 100 più 100, più 100 è un pochino troppo, però se io la gestisco in modo da trovare il giusto equilibrio, vedete che la differenza tra prima e dopo si vede subito. Ora io direi di andare qui a gestire i colori. Come potete vedere qui c'è il rosso, l'arancione, il giallo, potete andare a gestire tutti i singoli colori, dove potete decidere la tonalità del rosso, se andare più sull'arancione oppure più sul rosso più acceso, la saturazione e la luminanza. Ora vi faccio vedere con un colore, con appunto l'arancione, se io vado più sul rosso, tutte le cose arancioni nella foto le porta sul rosso. Quindi, come potete vedere, ora l'ho portato tutto sul rosso, oppure tutto sul giallo e il verde. Io direi di lasciarlo sempre a metà. Poi la saturazione, anche qui, vedete, ve la porta a meno 100, più 100, c'è molto più colore, quindi direi di portarla a meno 6. Poi abbiamo la luminanza, che come potete vedere in questo caso il soggetto è sull'arancione e il giallo e quindi con la luminanza riesce a dargli più luminosità o meno. Quindi io direi di metterla non troppo luminosa, così è già troppo, direi di lasciarla così. Qui come potete vedere c'è molto verde, molto giallo e un po' d'arancione. Quindi se io muovo il giallo, vedete già quanto cambia la foto. Quindi io direi di metterle tutto un po' sul verde, andare a mettere un po' di saturazione,
perché sennò così è troppo acceso. Poi sono gusti, a me non piace troppo le cose troppo accese, non mi piacciono, quindi abbasso la saturazione. La luminanza anche qui, così già troppa, direi di lasciarla su meno 1. E ora andiamo a gestire il verde, che qui il verde è dappertutto, e vediamo un po'. Anche qui tonalità direi di metterla più o meno su più 20, scendere un po' con la saturazione. La luminanza anche qui la abbassiamo, vediamo che già il soggetto è molto più nitido, molto più, cioè molto più d'impatto rispetto a come era prima. Dopodiché io faccio sempre una cosa, quasi sempre creo una specie di maschera praticamente con questo pulsante in alto a destra che si chiama filtro radiale. Andiamo a creare una maschera sul soggetto. Con questo parametro creiamo più un effetto sfumato, oppure se vogliamo una cosa netta dove vediamo che abbiamo messo appunto una maschera. Poi andiamo a aumentare l'esposizione. Praticamente io voglio dare più luminosità al soggetto che a tutto quello che li circonda. Quindi ora creerò questa maschera dove io metterò parecchia luce sul soggetto e creerò delle ombre intorno a lui. Quindi aumentando l'esposizione, ora qui è blu perché? Perché la temperatura è sul meno 100. Noi la alziamo e ora giochiamo con l'esposizione. Io direi di andare su un meno 20. Anche qui puoi decidere il contrasto, gestire le ombre. Diamo invio. Poi se vogliamo postarla su Instagram, vi faccio vedere come ritagliarla nel formato preciso per Instagram. Andiamo su questo strumento, aspetto, 4 quinti, e vedete che già ve la taglia sopra e sotto. Voi decidete se dare più margine sotto o sopra, io vi la do più o meno centrale, invio. E ora è pronta per essere salvata, quindi file come tutti i programmi, esporta ed è pronta. Ora passiamo alla prossima foto. Allora, questa è una foto che ho fatto qui in Maremma, vicino alla foce dell'Ombrone, e praticamente ero con un mio amico. Tra l'altro questo è un campo vicino a casa sua, dove ci sono queste mucche maremmane, cavalli. Tra l'altro ci guardavano pure male, erano un po' infastidite. E niente, quindi andiamo a modificare anche questa foto. Anche questa è nella mia pagina Instagram. Quindi direi di subito di andare a modificare la dimensione. 4 quinti, direi di levare un po' di erba sotto, lasciare più cielo. Poi iniziamo anche qui l'esposizione, la temperatura anche qui direi di metterla un pochino più calda, contrasto. Già è cambiata la foto. Se io rimetto l'originale, vedete che da così è diventata così, quindi è già un po' cambiata. Quindi direi di abbassare un po' le luci. Le ombre vanno bene così, i bianchi alziamoli un pochino, i neri li mettiamo un pochino più bassi, chiarezza qui lo alziamo e la rimozione foschia anche qui la mettiamo un pochino più alta. Vedete come è cambiata. Ora andiamo a gestire i colori. Partiamo sempre con il rosso, poi la luminanza. Se guardate il cielo si vede che se io abbasso la luminanza si vedono quelle strisce nel cielo. Noi non vogliamo quelle strisce, quindi la regoliamo più o meno qui a metà. Andiamo con l'arancione, così va sul rosso, così va sul verde. Noi la lasciamo più sul giallino verde. Saturazione la alziamo un pochino, luminanza anche questa la alziamo, poi il giallo. Abbassiamo un po' la saturazione, un po' di luminanza. Ora il verde, anche qui abbiamo tanto verde. Qui di questo colore acqua marina abbiamo poco perché il cielo è blu e quindi non vediamo grossi cambiamenti, quindi lo lasciamo così. E ora andiamo a toccare il cielo e possiamo scegliere se dargli un blu su un verde acqua oppure su un viola, oppure blu normale. Quindi anche la saturazione da qui si vede
posso dare più blu oppure lasciarlo più sul bianco. Quindi io direi di andare un po' più sul blu e di dargli un po' più di colore almeno. Anche qui la luminanza, come potete vedere, direi di lasciarla un pochino più bassa, così. Ora non so se vedete, ho questi due punti neri. Forse avevo qualcosa nella fotocamera. Come si fa ad andarli a togliere? Prendiamo questo strumento che si chiama rimozione macchie e andiamo a selezionare la nostra macchia. E potete vedere che praticamente la vostra macchia è stata coperta da questa selezione qui. Praticamente prende questo pezzo di selezione e ve la porta sulla vostra macchia. Lo facciamo anche qui. Ora io voglio che il cielo sia un pochino più scuro, quindi vado a prendere questo strumento, partendo dall'alto e scendendo verso il basso, crea una sfumatura e da qui posso decidere l'esposizione. Dico, ora la metto a metà perché prima devo cambiare la temperatura, la porto un pochino più sul giallo, rivado a toccare l'esposizione, lo modifichiamo un pochino e poi decidiamo dove arrivare, vedete? Si è troppo scuro. Io direi di lasciarlo così, aumentare un po' la luminosità e poi giochiamo un po' con i parametri. Vedete? La rimozione foschia vi crea o una luce oppure vi dà più colore al cielo. Io direi di andare su questo blu, dargli un pochino più di luminosità, così. Ok, vedere un attimo la temperatura se va bene. E la saturazione anche qui, vedete, così è troppo acceso. Poi è sgrana troppo, quindi andiamo su un blu, abbassiamo un po' la luminosità. Ok, diciamo che l'immagine, ti faccio vedere il prima e il dopo, direi che c'è molta differenza. Quindi avete visto come io modifico le mie foto, e questa è una piccola parte, poi ci sono anche foto più complicate dove devi vedere anche altri parametri. E veniva un video troppo lungo e troppo noioso, quindi io vi ho fatto vedere i parametri più usati e principali, almeno, non lo so, se siete per esempio alle prime armi che avete scaricato ora il programma, non sapete dove mettere le mani, vi ho fatto vedere due cosine e già con questi riuscite a creare una bella foto. Se anche voi avete questa passione, andate a giro, scattate foto, modificatele, divertitevi con questi programmi e poi potrebbe diventare anche un lavoro. Se uno ci si dedica parecchio tempo e ha la possibilità, può anche diventare un lavoro, quindi mai dire mai. Se vi è piaciuto questo video lasciate like, se non l'avete fatto iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!